A Favara è corsa contro il tempo in Consiglio Comunale per la discussione ed eventuale approvazione del piano pluriennale di riequilibrio finanziario. Il documento proposto dall'amministrazione comunale da sottoporre eventualmente al Ministero questo pomeriggio approda ad Aula Falcone e Borsellino. Come era prevedibile, la Giunta porta in Consiglio un atto che nasce allo scopo di salvare l'ente dal dissesto finanziario alla vigilia dell'ultimo giorno utile. In mattinata la locale segreteria del Partito Democratico ha organizzato un'assemblea cittadina a cui sono stati invitati non solo gli attori locali della politica ma anche le realtà sociali e imprenditoriali che operano nel territorio. Scopo dell'incontro svoltosi nella sala conferenze dello storico Palazzo Fanara, la redazione di un piano di rientro partecipato che però a poche ore dal vaglio del Consiglio Comunale sembra quasi essere un incontro fine a se stesso. Nella proposta di risanamento dei debiti elaborata dalla Giunta Comunale sembrano esserci solo aumenti dei tributi che graveranno pesantemente per i prossimi 10 anni sui bilanci delle famiglie favaresi. Il Partito Democratico di Favara si è detto contrario a un piano fatto di sole tasse. Abbiamo lanciato questa assemblea cittadina perché ci sembra giusto che un provvedimento di così grande importanza possa essere discusso apertamente e liberamente con i cittadini, con le parti sociali, con le parti politiche di questa città. Parliamo di un documento strategico per la vita del nostro paese per i prossimi 10 anni ed è giusto che prima che venga approvato, prima che venga portato in consiglio, i cittadini ne abbiano parola. Abbiamo semplicemente voluto creare questo agorà di dibattito. Avete avuto modo di poterlo studiare questo piano? Abbiamo avuto modo di poterlo leggere, come ben sapete il piano è stato presentato ufficialmente ieri, quindi è chiaro che in tempi così ristretti non potevamo né fare prima un'iniziativa di questo tipo perché discutevamo del nulla non avendo il piano, né tantomeno potevamo approfondirlo. Questo sarà un momento appunto di approfondimento anche dei capitoli e dei temi di questo piano. Quale sarà la linea del partito? Noi intanto dobbiamo vedere il piano. Discutere sulle carte è prova di serietà di un partito, proprio perché non vogliamo avere posizioni precostituite, vogliamo capire quali sono i numeri e come vengono declinati questi numeri. Siamo consapevoli che un paese non può essere consegnato al dissesto finanziario ed economico, ma al contempo non vogliamo che ci sia macelleria sociale. Sul voto che oggi il PD esprimerà in Consiglio Comunale, il segretario locale Carmelo Vitello ha preferito non esporsi in quanto il suo partito ad Aula Falcone e Borsellino è presente con 2 membri, ovvero Calogero Castronovo e Gaetano Caramazza, che però, contrariamente alle linee imposte dal partito, hanno sempre appoggiato le scelte dell'amministrazione comunale. Sapete bene, e sa la città, un po' con le difficoltà che noi abbiamo vissuto nell'ultimo periodo nei confronti dell'amministrazione comunale. La base del partito, me insieme alla discussione del circolo ci siamo trovati assolutamente distanti ed oppositori da questa amministrazione. Questo non cambia, noi ad oggi purtroppo, ma nelle visioni differenti, di visione di una città e quindi probabilmente anche di questo piano, ci troviamo distanti dall'amministrazione comunale e anche dai nostri rappresentanti in consiglio comunale, in una diatriba aperta che ci vede purtroppo in visione assolutamente distanti. E quindi in questo senso non abbiamo espressamente riferimenti in consiglio comunale. Però nonostante ciò abbiamo voluto affrontare la sfida, prendere il toro dalle corna, così come si dice. Non ci siamo voluti tirare indietro e vogliamo discutere con l'amministrazione comunale, con questi consiglieri comunali, con quelli di maggioranza e di opposizione. Un invito alla città tutta, perché su questo tema non ci si può tirare indietro e bisogna innanzitutto però non solo vivere dentro le diatribe o le passerelle della politica, bisogna fare i conti con la città che sta fuori, bisogna informarla e bisogna dargli la possibilità di fare i loro interessi e di parlare non di numeri ma di persone e di possibilità di riscatto sociale. Questo pomeriggio quindi la città di Favara potrebbe conoscere il conto da pagare per la mala gestione della cosa pubblica prodotta negli anni. Ricordiamo comunque che l'ultima parola sul piano di riequilibrio spetta al Ministero dell'Economia, quindi anche se il sindaco Manganella otterrà la fiducia dei suoi consiglieri comunali, dovrà poi vedersela con i palazzi romani.